Nel 2014, grazie ad un'idea di un magistrato molto sensibile, il dottore Luciano Trovato, da quel momento poi è stato diffuso, divulgato anche per il tramite dell'associazione che mi pregio di rappresentare in altre regioni d'Italia, oltre alla Calabria, dove proprio nasce, nel distretto di Catanzaro. Siamo approdati a Catania lo scorso anno, siamo alla seconda edizione e la cosa più significativa che oggi possiamo rilevare è che c'era una grande presenza di istituzioni, rappresentanti delle autorità giudiziarie, ai quali va assolutamente un plauso e un ringraziamento personale qua all'associazione, come alla Presidente Di Bella, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania, al Dottore Cascino che rappresenta l'ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati, il Distretto di Catania, rappresentanze della Prefettura, il Dottore Pappalardo, abbiamo già anzi detto, menzionato il comune di Catania e altre cariche istituzionali che altro non significano se non il fare da ponte, da tramite per arrivare proprio al cuore dei ragazzi ed incidere auspicabilmente in maniera significativa e positiva attraverso le regole, le tecniche del processo penale minorile per arrivare poi ad un messaggio che sia propositivo di democrazia, di legalità e anche di libertà.